Carissimi amici e amiche, sto per lasciare questo posto bellissimo con queste bellissime montagne, non so se le vedete, vedete? Dove ieri ha fatto un po' di neve, quindi un posto bellissimo, puro, incontaminato, e per andare a Milano, bellissima città nella quale sono stata 2 o 3 volte e basta, di sfuggita, e da tempo volevo visitare il centro. E adesso siamo in un periodo particolare dove c'è il CV, no, non pronuncio per intero perché sennò, a parte che non monetizzo il video, ma non è quello il problema, è che poi diventa un video, insomma, non gradito, ecco, su web, quindi. Dove c'è il CV, quindi insomma vado a Milano in un momento particolare. Vedete come mi sono acconciata? Ecco, ho messo la magliettina che ho fatto vedere ieri nel video haul, vedete? E niente, adesso parto, lascio queste bellissime montagne per andare in città. Arrivo fino a Reggio con la macchina, poi prendo il treno. Non so quello che troverò, perché molti treni, per vari problemi, c'è stato anche un incidente ferroviario, come sapete, eccetera, e quindi molti treni sono stati sospesi. Poi è successo anche quest'altro fatto qui, che sapete, e oggi è il 27 di febbraio, anno bisestile, e niente, quindi io mi metto in viaggio tranquillamente, perché io sono una che non teme malattie, non teme nulla, insomma, sarà che me ne sono capitate tante nella mia vita, per cui adesso tutto mi lascia impassibile. La vita, d'altra parte, è bella per questo motivo, ecco, perché va affrontata giorno per giorno, qualunque cosa accada. Ma scusate, ma anche voi, ma fate così, ma cosa me ne importa? Un bacio, ci vediamo dopo. Allora, carissime amici e amiche, sto andando a Milano da Reggio il 27 febbraio con questa magliettina a manica corta, non si vede qui, a manica corta perché, manica corta perché fa caldo, cioè ieri al mio paese ha nevicato, però so che a Milano fa caldo e mi sono fermata un attimo, vedete? Mi piacciono questi miei occhiali, questi sono Ray-Ban degli anni 70, davvero. E l'ho tenuti in un cassetto perché non mi piacevano. Adesso invece ho visto che si usano di nuovo e li ho voluti mettere. Vedete, mi sono fermata, sono a 15 km da Reggio. E dunque, con un nuovo cellulare davvero ci capisco poco. Volevo un attimo cambiare la postazione per farvi vedere com'è bello lo scenario, ecco, anche di questo fiume. Vediamo un po' se ci riesco. Se no, faccio così. Guardate, così dovrei riuscirci. Ecco, vedete? Vedete che bello scenario. Quindi ho lasciato le montagne, qui c'è una piccola diga, speriamo di non caderci dentro, e il fiume Maillo. Bene, non so quanto abbiate visto, se abbiate visto, comunque magari farò qualche altra ripresa per farvi vedere il posto. Ecco, quindi adesso mi avvio verso Milano. E niente, dove praticamente non farò menzione completa del CV. Sapete cos'è il CV, no? Che c'è in questo periodo. E io non uso mascherine, non le ho neanche trovate, quindi non ho mascherine, non ho guanti, e prenderò la metro, prenderò i bus cittadini, andrò in Piazza Duomo, al Triangolo della Moda, voglio andare in via Monte Napoleone. Sono emozionata perché mi piace tanto andare in città. E quindi andrò in via Monte Napoleone e voglio fare questa scommessa con me stessa, se riesco a comprare qualcosa di carino e firmato che costi meno di 50 euro, quindi 50 euro massimo, chissà se ci riesco. Dunque, devo dire che adesso che sto scendendo a Reggio, c'è meno gente del solito, in giro, di solito c'è più traffico, ecco. Niente, quindi ora guardo se riesco magari a cambiare l'impostazione, vediamo se. Eccomi arrivata alla stazione di Reggio Emilia. Io vi giuro che una situazione del genere, così poca gente in giro, non l'ho mai vista, mai. Sembra quasi che non funzioni la stazione. Non so se riuscirò a prendere un treno. Sembra che non funzioni. Ecco, è tutto spettrale, tutto deserto. Ma poi non so se cercare una farmacia e comprare delle mascherine, perché penso che a Milano, ce ne siano meno che qui. Comunque, va bene, io adesso chiedo il primo treno per Milano, è mezzogiorno, bene, sì, anzi no, di più, è mezzogiorno e 20, ecco, niente, quindi speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene.
Dunque, non c'è in giro nessuno, io devo andare in bagno, il mio treno parte alle 12:42 per Milano, però devo andare in bagno e quindi speriamo di non perdere il treno. Ho solo 10 minuti, ma ho bisogno di andare in bagno. Guardate, non c'è nessuno, ma nessuno. Niente maschera, niente guanti. Allora, visto che sono rimasta proprio da sola adesso, posso chiacchierare un po' con voi. Sto per arrivare a Piacenza, treno bellissimo, pulitissimo, tutto vuoto, sono qui da sola, indicazioni delle toilette, con indicazioni anche delle regole da seguire. Ecco, arrivata alla stazione di Milano, adesso vado in Piazza Duomo e grattacielo delle Generali. Appena sono arrivata c'era un poster di Dolce & Gabbana col mio vestito leopardato. Qui, due fermate e sono al Duomo, ecco. E anche via Monte Napoleone. Carissimi amici e amiche, è con gioia immensa che vi presento il bellissimo Duomo di Milano. Io, come sapete, amo le opere d'arte, ho dato anche degli esami di storia dell'arte per cui potrei insegnarla, ma ci sono pochi posti come insegnante di storia dell'arte. Io adoro l'arte, adoro questo Duomo e sono finalmente arrivata. Allora, dunque, carissimi, vedo se riesco a mettere l'impostazione su di me, su di me. Non ci riesco. Non ci riesco, ecco, però intanto. Dunque, mi hanno detto che di solito c'è molta più gente qui, anche nella metro, io non sono pratica. Dunque, pieno di gente con le mascherine, cioè pieno di gente, ce n'è pochissima, di solito ce n'è di più, ha detto mia figlia. Allora, non riesco a inquadrare il Duomo e anche me al tempo stesso, allora faccio così, prima lui. E poi me. Adesso passo su Instagram. Allora, siamo nella galleria principale. Come si chiama questa galleria? Come si chiama? Ah, Vittorio Emanuele, scusate ma non so niente, qui siamo dal famoso cracco, vedete? Qui, io vorrei entrarci, ora vediamo. Qui vabbè, Massimo Dutti, poi c'è Vuitton, lì vedete, vedete quanto è bella? Ecco qua, c'è Vuitton, la Feltrinelli, un po' di tutto, Biffi, ecco lì, Biffi, Biffi, Biffi. Sì. Ecco qua, bella questa opera d'arte, Louis Vuitton, Prada, Versace, ecco ci sono tutti praticamente, ci sono tutti, vediamo un po' cosa c'è qui, ah bello sì, ecco qua, i prezzi però non ci sono, ah ci sono, eccoli, ok, eccoli qua, eccoli. Vestito 3000, un attimo che metto l'occhiale, vestito 3000. Allora, vestito 3000, non riesco a leggere, 3000 insomma e rotti euro, ecco, insomma, bel po', poi. Prada. Anche il pavimento è bellissimo. Ecco, persino il pavimento. Allora, Prada. Ecco qui, queste scarpe da tennis sono tosissime. No, non sono da tennis, no, scusate, proprio scarpe da uomo, mocassini dorati. Ecco, Armani, Vuitton, vabbè. Vabbè, ci siamo. Che carine.
Che belle. Ma non so se posso. Mi ho visto che mi hanno guardato, però sto guardando le vetrine, beh. Va bene. Allora, siccome non sono qui per questo, ma per comprare qualcosina che costi sui 50 euro, vediamo. Anche un portachiavi, una spilla, una cosa qualunque, vediamo. Allora, a me piace molto questa borsa di Prada, vedete? C'è bianca, c'è nera, c'è arancio e costa 2100 euro qui. Ecco il teatro alla Scala, vedete che bello, lì c'è Trussardi. Teatro alla Scala purtroppo chiuso, sapete perché, no? Per colpa del CV, purtroppo hanno chiuso il teatro alla Scala, speriamo lo riaprano presto e che c'è pochissima gente in giro, Vabbè. Eccomi, sono arrivata in via Monte Napoleone, vedete? Questo qui Bali, Falconeri, e adesso procedo lungo questa strada. Ecco qua. Guardate che bello questo cappotto qui, me ne sono innamorata subito, ora non rende in fotocamera però, e guardate che è un rosa pastello bellissimo. E dunque il negozio è Lord Piana, e ho detto vediamo un attimino il prezzo se ci si può ragionare, e invece purtroppo sono venuta a vedere che costa la bellezza di 5200 euro. Le scarpe 670, ma le scarpe non mi piacciono, e la maglia in cotone seta 550, che neanche si vede la maglia sotto, comunque vabbè. Allora, il mio sogno, come sapete, ho detto all'inizio del video, di spendere entro 50 euro qualcosa di carino e di firmato, e non, ecco, anche un set da manicure mi servirebbe, però 195 euro purtroppo non mi sembra abbastanza caro. D'altra parte, se un mazzo di carte costa 725, e questo negozio si chiama, non riesco a vedere la scritta, vabbè, comunque siamo in via Monte Napoleone, quindi. E per finire Dolce Gabbana, vedete? Ecco, avete visto il mio vestito animalier ieri? Vedete? È di gran boga l'animalier, vedete? Vediamo l'altra vetrina. Che bella questa città, mi piace tanto perché è antica, poi ci sono anche questi negozi qui. Oh, Bulgari, è troppo bello questo serpente qua, non c'è neanche il prezzo, però bellissimo. Allora, mi trovo in un palazzo bellissimo, rinascente, Milano, e volevo fare qualche ripresa, qualche filmato, c'è tutto, Valentina, Armani, Versace, ma vengo guardata male. Oh, finalmente riesco qui alla Rinascente a inquadrare qualcosa, ma perché prima mi avevano guardato malissimo, perché non si potrebbe inquadrare, credo. Vabbè. Allora, carissimi amici e amiche, è arrivato il momento purtroppo di andare via da questa bellissima città. Ieri sono arrivata, oggi già devo tornare. E niente, mi dispiace perché sarei voluta rimanere qualche volta in più, ma esprimo questo desiderio davanti al Duomo di tornare presto. Ecco, e oggi il 28 febbraio c'è un po' più di gente in giro. Sapete che c'è un'emergenza, insomma, sanitaria, e quindi questa la Lombardia è una zona particolare, come l'Emilia del resto, ma io sono stata felicissima di stare qui e meno contenta me ne torno al paesello, pazienza. Beh, allora ciao Milano, grazie. Dunque, sono sul treno di ritorno da Milano scendo a Reggio. Che brutto tornare, che triste tornare, vabbè, pazienza.